Allora, vediamo un attimo come affrontare queste streghe malefiche. Dunque, ah, ok, ce ne sono due qua e una si è allontanata. Allora me ne approfitterei. Se lei permette. Potrebbe anche usarla per sciacquarsi quella bocca. Ecco. Intendi come questo groviglio di pelle rossa che Perfetto. rappresenta un idiota dei dormitori. Allora, Sì, uno. otterrai Bene. della giustizia. Ma hai gusti È andata bizzarri, via? mia cara Clarissa. Pensavo Io non rimaneva la lì. temo in quel modo. Preferirei Vabbè. un mio ritratto dipinto da Delilah. Ah C'è no, si è qualcosa nello spostata per stile parlare Dorian che meglio, preferisco. giustamente. Toccata da qualcosa Va del bene, mondo allora. ultramarino. Metto Dove ne sono arrivata la storia? lì. L'infinito grembo e la fredda tomba morta. Ok, ricarichiamoci il mana. Ma le effigi di Brianna le permettono di raggiungere la mente, il cuore. Non temi che potrebbe influenzare i tuoi sogni come sta facendo con le sorelle Stiamo della razza? parlando. Fa parte del suo fascino, sorella. Vediamo un po' come si muovono. Va di là come l'altra, quella. Allora. Pensavo di non aver premuto in tempo. No, lo sto facendo, madonna. Ok. Ok, sì, ok. Non ha visto nessuno, benissimo. Ecco qua. Allora manca l'ultima, poi vediamo quelle che rimangono. Dunque è andata di là, ma... Eccola. Oh, aspetta. Vediamo se... Se torna indietro... Diventerò la sua favorita quando vedrà cosa so fare con un po' di pelo di gatto e il femore di un uomo affogato. Oh, bene. Vabbè, lampadario del cavolo, però mi ha deviato. Vabbè, ma nessun problema. Mi ha deviato, ma in una posizione sicura, quindi... Posso andare su? Oppure andiamo di qua, tanto non c'è più nessuno qua. Ok. Strane tracce, ma la metto insieme alle altre. Ok, benissimo. Adesso, ecco sì, ecco, ce n'è una lì. E dovrebbe essere due qua, in quella zona lì. Che la prima volta mi hanno sorpreso perché non me l'aspettavo. Vediamo un attimo. Sì, ecco, eccola, sì, è vero, una guarda in alto, va bene. Allora, Jim Dosh era folle. Come funziona quest'affare? un attimo, adesso lo vediamo, aspetta, prima. Oh, qua una visuale pulita. Allora farei una cosa come prima. Così neutralizzo tutte e tre in un colpo solo. Allora, vai, zoom. Allora, becchiamo lei qua e lei in testa. Ok. Vabbè, però, ma che sfiga. Ma si può. Cioè, me le conterà come morti? Scusa, io miravo a loro. Cavolo, ne so che si rompe il lampadario, le candele. Boh, sapete cosa faccio? Me ne frega un cavolo. Cioè, adesso voglio... No, voglio vedere se mi conta le due streghe morte come se le avessi uccise io volontariamente. Perché io comunque miravo a loro. Cavolo, ne so che queste... Nell'addormentarsi fanno cadere il lampadario. Boh, vabbè. O insomma il candeliere, che è il lampadario, sto dicendo, il candeliere. Il raffreddore mi manda un po' in confusione. Vabbè, allora. Allora, qua credo non ci sia più nessuno. Credo. E allora direi di sì, andare all'oracolo, ma a sto punto. Aspetta, ecco sì, c'era un documento da leggere.
Avvertimento da Brianna Ashworth. Se come me siete fedeli ad Ilaia e alla nostra congrega, ascoltate le mie parole. Non riesco ancora a dormire, turbata da un incubo sull'Oraculum. Le lenti originali usate da Jindo mi hanno devastata. Ho sentito la magia di Ilaia vacillare e la fiamma che ha riacceso in me si è quasi spenta, come quella volta dopo Brigmore, 15 anni fa. Temo che un altro incidente simile possa costarmi tutto. Il mio legame con l'oblio, il legame con la magia, esaminerò le lenti scartate nel mio laboratorio, poi le farò distruggere. Ricordate che Delaia conta sui miei sforzi e che l'oraculum è calibrato soltanto su di me. Non interferite con il congegno, solo io posso controllare le sorelle dell'ordine oracolare Brianna. Se riuscissi a sabotare il congegno di comunione di Ashworth diventerebbe innocua. Esatto, ed è quello che faremo. Sì, infatti mi ricordavo che era là in alto la destinazione. Ok, l'ordine oracolare diviso, va bene. Allora, andiamo su senza far rumore, ma tanto non dovrebbe esserci. Non dovrebbe esserci più nessuno. Perciò, se non ricordo male, l'entrata per l'ufficio. Esatto, è quella finestra lì. Già non ho abbastanza mana. Aspetta. Per andare fino là ci arriverò qua. Vediamo. Sì, perfetto. Ci abbiamo anche. Ok, sì, ma dopo lo vediamo. Adesso occupiamoci di Brian. Ecco qua. Brian, cos'è successo a Jindosh? Mi dicono che ha perso la testa. Non lo so, Delilah, perdonami. No, mia cara, è una perdita. Ma dubito che avesse altro da offrirci. Hanno portato via anche Sokolov. Chi può volere quel vecchio idiota? Non importa. Come va la comunione? Non vedo l'ora di sussurrare nelle orecchie delle sorelle dell'ordine. La mia influenza aumenta. Ieri sera sono entrata nel sogno di una di loro e abbiamo bevuto da una fontana della città in cui è nata. I sospetti del vice sacerdote Byrne erano fondati. Non cambierà le cose? No, ha continuato a cambiare le lenti, più spesse, più sottili, più opache. Ero stanca di guardare. Ho ancora le vecchie lenti e dei pezzi di scorta nel laboratorio, ma Jindosh ha finito da un po'. Il resto dipende da me, imparare a usare la macchina. È difficile toccare l'oblio tramite un simile congegno. Sangue e cenere. Non vedo l'ora di utilizzarla io stessa una volta pronta. Verrai a farci visita? Forse. La torre di Dunwall è praticamente nostra. L'alto sacerdote non sarà più un problema. E c'è il mio progetto. Ogni nuova pennellata è emozionante. Quando verrò a Karnaca, berremo litri di buon vino e staremo sempre insieme. Non vedo l'ora. Per ora devi tenere d'occhio il duca. Almeno finché non avremo le sorelle sotto controllo. Non posso fidarmi di nessun altro. Domani ti contatterò di nuovo. Arrivederci. Arrivederci, Delilah, mia imperatrice. Adesso immagino dovrò stordirla. Allora, prima di tutto andiamo dove dobbiamo andare. Cioè qua. È anche aperto. Ok. Sarebbe terribile morire qui, chiunque tu fossi. Prego. Boh. Perché non mi sono fatto neanche vedere, quindi che cavolo dice, non si sa. Allora, darti narcotizzanti, elisir, siamo pieni. Ok. Quanti ho, quante ossa. Okay, un po' di roba per gli esperimenti, va bene. Oh, soluzione di Andermai, benissimo. Prendiamo tutto. Rubiamo per bene. Ok, incredibile, mercano soldati. Le lenti. Quel set di lenti può essere scambiato con quelle del congegno. Ok. Sembra che Kirin Jindosh abbia creato queste lenti alternate per il congegno di Ashworth. Le userò per sabotarlo. Le lenti originali che io e Jindosh abbiamo creato per l'oracolo avevano un terribile difetto. Invece di concentrare energie nell'oblio, le disperdevano. La mia testa si è ritrovata invasa dal rumore e il canale spirituale che mi collegava alla magia di Delaia
si è quasi interrotto. Non avrò pace finché la nostra congrega non terrà il controllo delle sorelle dell'ordine oracolare, ma ora so di procedere correndo grandi rischi. Le vecchie lenti avrebbero potuto essere la mia rovina, per il momento sono conservate nel mio laboratorio, ma devono essere distrutte. Sì, è un po' idiota, cioè se sono la tua rovina, perché cavolo le conservi, le distruggi subito, no? Oh, vabbè, cosa strana. Aspetta, non voglio attivare audiografi o robe varie, che non vorrei che quella mi sente. E devo trovare il modo, dovrò tramortirla, immagino. Aspetta. Allora, intanto andiamo a posizionare le lenti. Ah, c'è qualcosa, va bene. Andiamo a posizionare le lenti al loro posto. Aspetta, non vorrei morire male. Ok. Installa lenti. Mi resta che attivarlo e tagliare il legame di Ashworth con l'oblio. Ah, cioè basta attivarlo così? Ah, quindi non devo portarla tipo qua in zona. Va bene, allora lo attiviamo. Vediamo un attimo. Ah, è venuta lei. Va bene. E sta lì, eh? Ok, mi sono neutralizzato. Sono rovinata. Quella sensazione, le cose che potevo fare, il tocco dell'oblio, Delilah, era tutto ciò che avevo. Oh, ora sei inutile, carissima. Lasciami stare. Ah, lasciami stare, vabbè. Ok, sono pieno, ma io... Ok, facciamo così. No, però voglio andare comunque su, visto che devo andare in ufficio. Aspetta, ok. Ci saranno ancora i mastini? Forse no. E no, perché la magia è finita, quindi forse tutta la magia della zona è esaurita. Beh, sarebbe una cosa buona. Ok, parliamo con Delilah. Come se potessi nasconderti da me, protettore reale. Ti vedo. Di nuovo nella città che ti ha dato vita. È finita. Brianna Ashworth non è più una strega. Tu non sai neanche cosa hai fatto. Uno splendido fiore avvizzisce e abbandona questo mondo. Questo è soltanto l'inizio. Te la farò pagare per tutto il male che hai fatto. Oh, Brianna. Non riesco a credere che non parleremo mai più. Vederti così pallida è troppo. Non riesco a sopportarlo. Ti odio per questo, corvo attano. Chissà, se non avessi avuto l'odio di Delilah, cosa avresti avuto? Basta, mi ha detto nient'altro. Candelabro. Ok, guardiamo. Ok, progetti, benissimo. Chiave. Tutto fatto. Signora Brianna, ho messo le vostre registrazioni nell'archivio del seminterrato e ho pulito intorno allo strumento, come avete detto di fare. Alcuni degli altri parlavano delle vecchie lenti che avete tolto dall'oracolo dopo l'incidente. Le volevano sepolte per sempre sul fondo dell'oceano. Non mi pareva giusto, così le ho messe nel laboratorio delle effigi. Ho completato tutte le altre faccende, così posso preparare il vostro tè al cardo del latte. Tè di cardo del latte. Vi sono grata per questa seconda possibilità. Sono certa che con il tempo percepirò la presenza di Delilah e imparerò la magia come le mie sorelle. Non allontanatemi, vi prego, renderò voi l'imperatrice fiere di me, lo prometto, carina. Il diario di Ashworth, capirò perché Delilah non può essere uccisa. Ok. Lettera incompleta per Delilah. Delilah, quando non possiamo parlare scrivo, ci sono cose che solo tu capisci. Ogni giorno sento crescere il mio legame con l'oblio e attraverso me il tuo potere chiama coloro che vogliono entrare nella nostra congrega. Nuovi volti, nuove voci. Il vostro vincolo è più forte di quanto fosse a Brigmore. Tuttavia, sembri così lontana. Se fossimo insieme ti direi di più. È come se potessi vedere oltre l'aria, in un altro tempo, in un altro luogo. Hai tolto un velo che non immaginavo esistesse. Oh, Delilah, strani e bellissimi sussurri sono portati dalla brezza. Grazie per sempre di avermi resa il tuo strumento. Ora non più.
Ok. Allora, vediamo. Guardiamo bene. Non voglio perdermi nulla. Allora, c'è sempre il prototipo da prendere. E registrazioni della. Ok. Va bene. Qua vabbè, le esirche non posso prendere. Allora andiamo su. Qua c'è il dipinto. Perfetto. E ci abbiamo. Allora, una runa là. Amuleto d'osso qui. Va bene. Qua. Ok. Eccolo. Amuleto d'osso nero. Combattente rapido. Vediamo. Le tue capacità di movimento non è rallentata se hai le armi sguainate. Ah, vabbè. Ok, ma. Un po' inutile. Qua cosa abbiamo? Punti sul metodo d'osso nero, va bene. Qui il rubinetto, no, niente. Nuovi indizi. Per Nash porta sempre con sé due amuleti d'osso. Uno la protegge dalle entità evocate, rivoltandole contro l'evocatore. L'altro la protegge dal primo dardo proiettile scagliato da un assassino. Ah, questo è vero che l'avevo trovato anche nella prima run dopo averla neutralizzata. Cioè, quindi un po' inutile, però buono a sapersi nel caso. No, questi forse li avevo presi. Qua non avevo preso questo. Ok. Qui c'è nient'altro da prendere. Ok, qua si va là dove c'è la runa. Va bene. Ok, allora andiamo a prendere la runa, visto che siamo qui. Qua c'erano delle piante malvagie, tipo, cioè. A meno che sono già come i cani. C'erano anche i cani, se non mi ricordo male. Avendo spezzato il legame con l'oblio. Perfetto, runa. Vai, soluzione di Andermeyer. Dardo narcotizzante. Va bene, vediamo. C'è un altro dardo narcotizzante. Benissimo. Ok, no, sto bruciando sul fuoco. Recuperiamo subito vita. Ok, cosa manca? La runa lì, poi la runa dal mercante, amuleto d'osso, amuleto d'osso e runa, va bene. Allora, qua c'era. Ah, sono. Ma pensa a te, non lo sa. Cioè, tutte, anche le streghe. Ma spero non siano morte. Cioè, quindi tutto ciò che era legato a lei, basta. Allora non lo sapevo sta cosa, quindi potevo andare direttamente da lei. Spezzavo il legame subito e tanti saluti. Crollavano tutta terra in un colpo solo. Fino a saperlo, magari lo facevo prima. Va bene, allora scendiamo da qui. Ok. Ok. Veniamo prima da questa runa. Questa è sempre qua. Lasciami stare. Ah, mi hai rovinato. Però sei viva. Pensa se ti ammazzavo. Forse sarebbe stato peggio. Allora, dipende dall'ascensore. Ok. Per andare giù. Perfetto. Meno uno. Seminterrato. Anche qua c'erano delle streghe, se non sbaglio, però forse sono cadute a terra anche loro. Almeno qua non vedo nessuno a parte le mosche. Può essere, eh? Ah, già, ho dimenticato poi la registrazione audio in alto. Vabbè, tanto dobbiamo tornare su poi per il prototipo, quindi nulla di grave. Ok. Tutto. No, mollatemi. Ok. Oh, basta. Moscacce. Qua c'è un altro nido. Può essere. Eh sì, eccole qui.
Ah, no, incosciente. Ok, che sono tutte incoscienti, non sono morte. Meglio. Meglio, qua non si vede una mazza. Non capisco se c'è qualcosa da prendere o no. Forse no. Altro nido, forse. Ok, la runa è... Ah, di là, ok. Ok, gorilla. Perfetto. Ok. Dopo la sconfitta di Delilah, per mano di Daud, la congrega si disperse. Mi sono fatta una nuova vita a Karnaca. Poi ho udito i sussurri dell'oblio che mi hanno portata ad Alduka. Li aveva sentiti anche lui. Insieme abbiamo riportato Delilah in questo mondo, conquistando l'impero della casa di Aramis Stilton, 3 anni fa. In tutte le isole, chi era stato con lei a Brigmoor, e prima ancora, percepì nuovamente il suo fuoco. La sua magia era tornata. Altri giunsero, nuovi volti, sangue fresco. Ora Delilah è immortale, eterna. Governa Dunwall, e abbiamo un nuovo scopo, corrompere l'ordine oracolare. I sacerdoti si affidano alle profezie delle loro sorelle e presto noi influenzeremo i loro sogni e le loro visioni. Ok. Messaggio ascoltato, c'è nient'altro? Sì, un dipinto. Un dipinto. Come ci passo? Ci arrivo? Sì. Questo non l'avevo preso. Il suo cuore nel mio veleno. Va bene. Ok, riflessioni, va bene. No, questo mi era sfuggito totalmente. Sono pieno. Ricarichiamoci un po', va. Ok. C'è altro? Allora, qua c'è un amuleto d'osso da prendere. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Ah, pensavo che c'era un qualcuno. Invece no, è morto. Ok. Volevo. No, niente, siamo pieni. Ok, vediamo qua. Cosa abbiamo? Guardiamo bene. No, niente. Ok. C'era un metodo osso lì. Sì, ah, forse è qua dentro. Porta bloccata. Ma c'è il chiavistello? No. È qua, proprio qua dentro? Sì, proprio qua dentro. Allora... Ah, ma si può... Si può entrare da fuori, no? Senza stare lì a sprecare una granata. Non... Ok, mica l'avevo visto la prima volta. Ecco. Vediamo. Ah, ci sono le assi. Ok. Perfetto. Cocktail nocivo, cioè... Le bottiglie esplosive infliggono danni in un'area maggiore. Ok. Altro. Indennizzatore sono pieno. Documento. Chiave dell'archivio. Va bene. Ok. La mappa che ho già preso. Scusate. E... Spero sbagliato. Ok, nient'altro. Parte la runa al mercato nero? No. Allora, torniamo su. Ok. Torniamo su. Che andiamo a prenderci sto prototipo. Ah già, da qua no? Qua c'è l'allarme, tipo una cosa del genere. Aspetta, da che parte si andava per scavalcare tutto sto coso? Ah, forse da giù, vediamo. Oh, e qui? Qui non ero stato. Progetto. 2 granate, granate sono pieno. Libro, va bene.
Ah, per attivare... Cos'è? Cos'è sto coso? Aspetta. Boh. Va bene. Non tocchiamo nulla, meglio di no. No, cerchiamo di capire da che parte, forse di qua, vediamo. Tanto non c'è più nessuno. No, qua sono tornato dove ero prima, aspetta. Aspetta, andiamo allora su di uno. Da qua. Da qua forse, oppure da qui. Ok, ma intanto raccolgo cose che non ho preso, ovviamente. No, c'era un modo per... Ah, ok. Per oltrepassare tutto. Aspetta. Ricordo come ti facesse impazzire legarti così i capelli. E com'eri lieta poi di scioglierli. Ricordi. Proviamo di qua. No. Aspetta, trovato. Ok, sì, è da qui. Ok. Infatti lì c'è tipo un sensore. Che è la stanza di sicurezza. Qua c'è l'elisir, ok, siamo a posto. Ok. Posto? Ok. Ho renderizzato la cosa, non sapevo che... Ah, ecco cos'è che fa, ho capito. Ti chiude praticamente dentro, no? Ok. Beh, adesso l'ho scoperto. Ho preso il prototipo, benissimo. Qua c'è qualcosa da prendere. Sembrerebbe di no. Ok, no, allora aspetta. Ah no, pensavo che era filo di rame. No, ok, allora usciamo. Cioè, o meglio, andiamo un attimo su. E senza farci... vabbè. Ciao, aspetta. Ok. Andiamo un attimo su qua che... Ascolto il messaggio audio che mi sono lasciato indietro. E poi possiamo andare. La mia famiglia vedeva per me soltanto un matrimonio vantaggioso e innumerevoli figli. Mi avevano promessa un uomo 3 volte più vecchio di me, che ansimava pensando alla nostra prima notte. Ma poi è successo qualcosa. Delilah. Da quando sono fuggita nel cuore della notte, non sono più tornata alla mia gabbia. Guardavo le stelle dei tetti bevendo vino. Ero libera. E invece di andare dai sacerdoti per sposarmi, sono andata a far visita al banchiere di mio padre, sfuggendo la mia vecchia vita per raggiungere Delilah. Erano i giorni di gloria della congrega. Ok. Abbiamo saputo un aneddoto della vita di Brianna. Va bene, allora direi che è il momento di scendere.